Falso magro, catanese, no? Pensa, è una parola che si può distinguere tra il regno angioino e quello francese, no? Allora, braciolone, rollò, cioè, è vero. Oggi è tutta questa carne farcita, messa proprio in cottura lentamente, ma noi andiamo a preparare, abbiamo un po' modificato il piatto, dobbiamo battere, ecco, batti così, prendi la carne macinata così, ecco. Lo possiamo mettere anche tra due sulla carta trasparente, ecco. Noi andiamo a battere leggermente e cerchiamo di un po' di sale, un po' di pepe e andiamo a fare il nostro ripieno. Il nostro ripieno. Mettiamo un po' di caciocavallo, sale, un po' di uovo, metti un po' di uovo. Sì, uovo sodo, eh. Facciamo un bel ripieno. Vai. Lo passi un po' al setaccio? Sì. Eh beh sì, come fanno per metterlo dentro? È un uovo sodo, eh? Invece non gli diamo, perché quando lo andiamo a affettare vediamo questo uovo sodo. Perché le cotture sono veramente molto lunghe. A me mi piace invece avere la carne rosa. Ecco, basta, basta così. Poco, poco. Gennaro lo sta passando al setaccio le uova sode. Passerà qui sotto, quello che è passato sopra, ecco. Vai, così. Vai, vai, eccola, eccola, eccola. Ecco. Basta? Basta così, bene. Mi dai per cortesia, dammi un po' la grattugia, ce l'hai? Siamo in Sicilia, dunque la, non c'è? Fa niente, via. Vieni, ho fatto. Ha fatto? Sì, sì. Passiamo così, gli diamo un po' di profumo e andiamo, vai. Un po' è troppa, perché noi lo dobbiamo ricompattare, guardate, così abbiamo battuto e andiamo a inserire nella nostra terrina che la facciamo cuocere. L'importante deve essere scottata, si compatterà tutta quanta, vedi Gennaro la sta rifilando proprio. Vai Gennaro, così, ecco, la mettiamo in forno. Poi Gennaro, sì. 120 gradi in 10 minuti è pronta, visto che all'interno deve, sì, rimanere rosa. Deve rimanere rosa, che noi l'abbiamo già preparata. Facciamola, sì, vedere, Gennaro. Eccola qui, guardate, eccola qui. Pronti, e noi andiamo, allora, a preparare. Facciamo. Con il caciocavallo abbiamo fatto una fonduta. Con il caciocavallo, sì, noi abbiamo fatto una fonduta. 100 g di caciocavallo, 100 g di latte. Messi a mollo per l'intera notte e poi sotto a bagnomaria. Bene, però mi sembra un po' anche molto densa. Vedo? Vedo? Mm. Allora, andiamo sulle nostre macchine perché si deve scaldare. L'abbiamo preparato con la salsiccia, tutte queste piccole polpettine, guardate che le andiamo a passare in padella. Vai. Dai, hai filo d'olio. Bene. Mettiamo. Sì. E andiamo a preparare il piatto. Questa è un'operazione molto delicata che infatti adesso la facciamo, perché non si può inserire il latte mai a freddo. Va bene? Sì, va bene, via. Togli, facciamo bollire il latte, ecco. Iniziamo a comporre il piatto? Sì, sì. Di lato? Sì, mettila di lato, sì. Vai, così. Allora, falso magro, eh? Falso magro, poi metti questo rosso, vai. Marinato, questo è concentrato di pomodoro. Sì, sì. L'uovo, vai. L'uovo lo vogliamo. Mettilo qua. Sì. Marinato con sale di miso, sì, soia e basta. Vai. Non faccio l'olio tuo che la rompi, eh? Grazie. No. Vai. Tartufo, signor Vissani? Eh sì, perché... mi dai una foglia di verde? Sì. Abbiamo messo una giuria di tartufo, vai. Fammi vedere. Olio. No, olio, perché ci devi mettere l'olio? No, non mi piace l'olio. No, guarda.
Vai. Farsu magru, falso magro. Spellare la salsiccia e ricavarne delle polpettine. Far marinare nel sale di miso e soia i due tuorli d'uovo. In una ciotola mettere la carne macinata, il caciocavallo grattugiato, un uovo sodo passato al setaccio, una grattatina di scorza d'arancia e amalgamare bene. Battere bene la fetta di carne, ricavarne dei pezzetti, condirli con sale e pepe e sovrapporli per formare un rettangolo. Adagiare il ripieno, arrotolarlo, mettere in una piccola terrina e passare in forno a 120 gradi per una decina di minuti. Preparare una fonduta con caciocavallo e latte. Passare in padella le polpettine di salsiccia. Il tocco di Vissani? Adagiare la terrina nel centro del piatto. Poggiare sopra delicatamente le polpettine di salsiccia. Guarnire con concentrato di pomodoro, i tuorli d'uovo marinati, la fonduta di caciocavallo, la scorza d'arancia grattugiata e una julienne di tartufo nero.